La città di Napoli sarà il regalo di Natale per gli italiani, con il programma Stanotte a Napoli in onda sabato 25 dicembre su Rai 1. È stata questa la scelta di Alberto Angela, che ha voluto regalare ai telespettatori le storie, la bellezza e le mille curiosità della nostra città. Angela, già cittadino onorario napoletano, attraverserà il rione Sanità e le catacombe di San Gennaro, poi i luoghi incantati nascosti nei vicoli di Napoli o alla luce del sole, da Castel dell'Ovo a Piazza del Plebiscito, da Palazzo Reale al Teatro di San Carlo e alla Certosa di San Martino, e ancora il tesoro di San Gennaro, il Cristo velato, il monastero di Santa Chiara, con l'immancabile passaggio natalizio sui presepi di San Gregorio Armeno. E insieme con lui Giancarlo Giannini a interpretare Carlo di Borbone. Una rappresentazione di una Napoli molto bella, con una grande anima, una grande storia, una grande tradizione, ma è anche un regalo che la città fa all'Italia, facendo vedere la sua bellezza, la sua passione, anche la sua anima, dando un messaggio positivo in un momento in cui al paese ha bisogno di fiducia e di grande forza per poter affrontare un futuro che è complicato ma che è anche pieno di opportunità. Significa far vedere all'Italia il meglio di Napoli, ma significa anche che Napoli fa un regalo all'Italia, perché fa vedere i suoi gioielli, la sua anima, la sua storia, la sua passione. Io mi auguro che questo sia un messaggio positivo che viene da Napoli e che contribuisca a mostrare una Napoli che è fatta anche di tante luci insieme alle ombre, e a vincere i pregiudizi che spesso noi dobbiamo combattere.